Quindi la tua sicurezza diventa la sua sicurezza. E attenzione, dal momento in cui fate sedere il cliente in poltrona, assicuratevi che tutto questo che io vi ho detto nell'ultima mezz'ora lo sappiano anche i vostri collaboratori e i vostri colleghi, che i vostri clienti sono gli specchi davanti, gli altri li vedono. Perché se no finisce la prossima volta chiede di Ale, la prossima volta chiede ancora di Ale. Quindi non è un cliente che può essere delegato. Quindi quello che fai tu, fai in modo che lo facciano anche gli altri. Poi le questioni caratteriali, non tutti si comportano allo stesso modo, ma salone pulito fuori lo vale per tutti, salone pulito dentro lo vale per tutti, l'accoglienza questo vuole per tutti, se è più simpatico è meno simpatico, però se il cliente è seduto non pensare che non guardi cosa fanno gli altri, ok? Quindi assicurati che quello che fai tu, quello che ti ho spiegato fino ad oggi, fino ad adesso, se ti è piaciuto spiegalo a chi lavora con te, fallo fare anche a loro, ok? Dal momento in cui questo artista inizia a tagliare i capelli, succede, non sempre, io non faccio tutto il un fascio, ma io mi ci metto dentro perché è un errore che facciamo tutti, l'ho fatto anche io finché non sono uscito fuori dall'ottica del probabilmente più importante quello che lui pensa di me, quello che io penso di me stesso, giusto? Qual è il grosso ostacolo che i barbieri non riescono spesso a superare? Perché quando iniziano a tagliare i capelli, a fargli il taglio di capelli, potrebbe essere che il cliente in quel momento percepisca poca attenzione? Perché quando ti tagli i capelli e tu domani vai a casa e ti vorresti pettinare come vorresti tu, ok? Non come vuole il barbiere. Quindi, e vi ripeto, mi ci butto dentro io, l'ostacolo più grosso con tutti i barbieri dal momento in cui si apre il palcoscenico e taglia i capelli sono loro stessi. Vogliono soddisfare loro stessi. Perché se no è, come li facciamo? Li vuoi lunghi, li vuoi corti? Domande, eh? Mentre tagli, così va bene o più corti? La sfumatura ti piace più alta? Ok, la sfumatura ti piace più corta? Sopra lunghi o corti? Pieni, indietro e in avanti? Quante domande fate ai vostri clienti mentre vi stanno lavorando? Tante? Gliene fate abbastanza o se nel vostro cervelletto, qua dietro il cervelletto, capite che lui sta bene con quel tipo di tagli, poi gli faccio le domande e mi porto da solo come dice un'altra cosa, quindi gli faccio con i miei rimedi. Vicino a quello che mi ha detto lui, eh? Lui, ma tu mi hai detto di farli corti, però li faccio con come mi è più comodo. Non pensi di essere un extraterrestre, non succede solamente a me. Cioè si prende la strada più comoda molto spesso. Ok? Quindi è realmente quello che voleva lui, o perlomeno se alla fine non è quello che voleva lui, ma è perché ci siete capiti male. Le domande. A me non mi fa niente serio che le domande, chi fa domande guida, giusto? Chi fa domande guida.